Misure di sicurezza eccezionali e sala gremita per la visita ad Avellino di Maria Elena Boschi. Prima dell'assemblea il ministro ha incontrato una pattuglia di imprenditori irpini. Al termine dell'intervento la Boschi è stata circondata dai sostenitori. In tanti hanno voluto scattare un selfie con la ministra. Tra i relatori del convegno anche Bernardino Zoina di Future Dem, il costituzionalista Alessandro Sterpa e l'onorevole Luigi Famiglietti, organizzatore dell'evento. Fuori dal carcere borbonico la protesta dei docenti rimasti senza incarico dopo le ultime modifiche legislative. Questa riforma costituzionale non fa altro che cercare di mettere a posto il nostro ordinamento, superando il bicameralismo paritario, rendendo più semplice il nostro sistema, modificando il titolo quinto, aumentando gli istituti di partecipazione diretta. E questa riforma, che come vi dicevo è una riforma che fa bene al Mezzogiorno, e quindi io invito soprattutto il Sud a dare un grosso sì a questa riforma, si concilia con le politiche che il Governo sta facendo per il Mezzogiorno, con il Master Plan per il Sud, con un Presidente del Consiglio che negli ultimi 50 anni, il Presidente del Consiglio che più si sta dedicando al Mezzogiorno. Per questo referendum si confronterà un blocco della conservazione contro un blocco del cambiamento, e noi a testa alta rappresentiamo il blocco del cambiamento e sosteniamo con forza il sì alla riforma. E devono lavorare per il cambiamento tutti gli imprenditori capaci che hanno rifiutato l'assistenzialismo, i politici capaci che rifiutano di fare clientelismo.